Delle fiamme azzurre. Allora, Matti, raccontami un po' della tua giornata, di com'è andata. Ma finalmente la prima giornata positiva da quando è iniziata appunto l'avventura con la nuova classe olimpica. Un'ottima giornata, nonostante l'ultima regata in cui sono stato squalificato per partenza anticipata, mi sono ritrovato nel gruppo e siamo stati squalificati in 11 su 19, quindi è stata un po' dovuta alla forzatura di quella partenza. Poi le altre regate veramente ottime, ho fatto un quinto, un terzo e un primo, la mia prima vittoria con appunto la nuova classe olimpica, quindi torno a casa soddisfatto nonostante appunto l'ultima prova. Beh, io ti faccio i miei complimenti appunto per la tua vittoria e parlami un po' dello slalom, perché volevo un po' capire le scelte fatte, soprattutto per quanto riguarda la partenza e poi per quanto riguarda il jibe set. Beh, è un format completamente diverso dalla regata normale. Se pensi che è una regata che dura 3 minuti e si parte all'asco, per un velista è qualcosa di impensabile. Quindi la partenza prende un'importanza grandissima perché è decisiva. Se parti male in una regata 3 minuti non riesci a recuperare. Fortunatamente oggi ho avuto tre ottime partenze che mi hanno permesso di girare la prima buona e la top 3. E poi in poppa è più una questione di controllo sull'avversario, che è difficile recuperare molte posizioni, quindi una volta che sei lì davanti è più un controllo della flotta che appunto è dietro e cerca di recuperarti. È una regata, uno sprint, una regata molto breve, importantissima la partenza, e poi la velocità anche nell'asco è molto importante, però con una buona partenza riesci a salvarti. E poi parlami un po' della flotta, insomma, questo è il primo appuntamento dopo Palma. Parlami un po' di chi sono i favoriti e poi appunto come ti collochi tu e come ti è sembrata la tua velocità oggi. La flotta è enorme, 180 atleti, no, 170 atleti e il livello è altissimo, soprattutto per me che appunto ho iniziato dopo, costretto dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, è tutta una strada in salita, è molto difficile regatare con gli atleti appunto top 20 perché hanno molta più esperienza, molto più peso perché appunto il peso è fondamentale in questa nuova tavola e partendo dai 70 kg alle Olimpiadi. Per ora gli 85 kg non sono ancora abbastanza, ma ho chiuso il gap e questo mi permette, facendo le cose giuste, di stare lì davanti. Il livello della flotta è altissimo, siamo 170 atleti, molti dei quali vengono da un po' tutte le discipline. Questa è la cosa bella della nuova classe olimpica. Abbiamo atleti che vengono anche dal PVA, che era completamente un'altra disciplina. Era quasi impensabile che degli atleti del PVA venissero da noi, ma adesso sono addirittura a volte i favoriti in certe condizioni, ad esempio oggi slalom. Questo rende tutto molto, diciamo, un bel mix, cioè un bel livello. E per me è un po' difficile ancora regatare nella parte avanti. La cosa bella di questa flotta è che è molto mista, ci sono atleti di tutto, dal campione del mondo di freestyle al campione del mondo del PVA, quindi ci sono tanti atleti, tante caratteristiche di ognuno diverse e questo rende il tutto molto avvincente. Bene, io ti faccio il mio in bocca al lupo per i prossimi giorni e ti Grazie mille, saluto. Forza Ciao! Italia!